Bene, direi di iniziare questa lezione magistrale. Farò una brevissima introduzione ringraziando innanzitutto la nostra ospite, la professoressa Cristina Amato dell'Università di Brescia, che adesso introdurrò brevemente, ma approfitto anche per ringraziare Umberto Izzo, che è il titolare dell'altro corso di diritto civile sull'altra distribuzione di lettere. E questo è ormai è una nostra consuetudine degli ultimi anni, quella di organizzare delle lezioni magistrali e quindi di ospitare autorevoli colleghi di altre università italiane che vengono a portare la loro testimonianza e a farvi comprendere come poi si ragiona di diritto con stili e metodologie differenti. Siamo riusciti anche quest'anno a mettere su, grazie soprattutto all'opera di Umberto, che è, diciamo, in realtà è la vera anima di queste lezioni, un bel calendario. E oggi iniziamo nel migliore dei modi, con Cristina Amato. E quindi l'occasione mi è opportuna per ringraziare sia Umberto Izzo che la Facoltà di Giurisprudenza per il sostegno a questa iniziativa. E vi dico appunto che è un piacere sia professionale che umano quello di ospitare Cristina Amato, perché oltre ad essere una bravissima professoressa, una bravissima studiosa, è anche una persona con cui è bello avere a che fare, avere una relazione professionale. Quindi benvenuta a lei. Lei è professoressa, come vi dicevo, di diritto privato comparato presso l'Università di Brescia, è esperta di diritto dei contratti, al suo attivo libri monografici sull'argomento e tante pubblicazioni, anche una vasta esperienza internazionale nel campo del diritto dei contratti e della responsabilità civile e anche soprattutto in chiave di diritto europeo, poi mi correggerai se ho detto qualche inesattezza, ed appartiene anche a una delle scuole più prestigiose del diritto civile italiano, cioè la scuola Pisana, che fa capo a Francesco Donato Busnelli, che è appunto uno dei più autorevoli civilisti italiani, e poi anche a Giulio Ponzanelli, che è uno dei suoi allievi ed è anche un altro brillantissimo civilista e comparatista che abbiamo avuto ospite negli anni scorsi in questi cicli di lezione. Quindi un caloroso benvenuto a Cristina. Non so se Umberto tu vuoi aggiungere qualcosa. Devi mettere. Non posso aggiungere altro perché mi sembra che hai introdotto in maniera. Avremo giusto due parole perché saremo in compagnia dopo Cristina Amato, avremo Alessio Zaccaria il 30 marzo, delle elezioni poi di Delia La Rocca il 4 e il 5 aprile, come sapete dal programma, e concluderemo con un momento particolare perché avremo l'onore di avere due dei massimi civilisti italiani, Mario Barcellona e Pietro Trimarchi, che concluderanno questo ciclo di lezioni discorrendo dell'ultima fatica del professor Trimarchi, che voi forse conoscete per averlo studiato nel manuale di istituzioni di diritto privato, che pubblica questo volume sulla responsabilità civile, e Mario Barcellona farà un'analisi e un dialogo con questo grande maestro della civistica italiana. Quindi saremo poi in quell'occasione. Purtroppo oggi i miei studenti hanno altre lezioni contemporanee, quindi non sono presenti, ma dalla prossima volta saremo a sezioni unite, per cui avremo la possibilità di. Grazie ancora, anch'io mi unisco ai ringraziamenti a Cristina e a tutte le belle parole che Roberto ti ha rivolto. Grazie. Evidentemente io a ringraziare i miei amici e colleghi che mi hanno innanzitutto dato questa opportunità, perché è sempre un'opportunità poter incontrare i giovani e poter raccontare delle cose e sentirne naturalmente delle altre. Ma ringrazio evidentemente per le belle parole, certamente esagerate, dettate dall'affetto con cui mi hanno presentata. E in virtù di questo tema, diciamo, che il professor Caso ha scelto per le sue lezioni, io ho pensato di introdurvi, nell'arco di questo poco tempo che abbiamo, un tema che ben si presta al problema della disparità negoziale, e cioè quello del credito al consumo. Io non so quanto effettivamente ne sappiate e mi scuso già in anticipo perché il discorso è leggermente tecnico e spesso non sempre, diciamo, cristallino.
non solo perché magari io non mi esprimo bene, ma perché la materia, devo dire, non è tra le più semplici. Perciò ho scelto una traccia all'interno di questo tema relativamente, diciamo, semplice, e spero che vi possa in qualche modo interessare, anche persino accattivare, se possibile. Io mi chiedo se è possibile usare questo... Sì, no. Non riesco a trovare... Ah, c'è di più. Ecco, grazie. Appunto... Mi sentite? Mi chiedevo quanto ne sapete di credito del consumo, se mi deste un cenno con la mano, se l'avete già studiato da qualche parte. Sì. Benissimo, qui sento delle voci. È comune il fatto che abbiate già parlato di credito al consumo o avete bisogno? Potete dirmi con una mano se sì? Solo lei, allora, mi sembrava forse qualcuno di loro ha, scusami, sì, Cristina, prego, forse prego. Qualcuno di loro ha fatto ricorso al credito al consumo, almeno in veste di consumatore. Appunto, cercherò proprio di accattivarvi con delle problematiche, immagino che voi abbiate in qualche modo, ci siete incappati, ecco. Vediamo un po', io avevo pensato, sulla scia sempre di quello che mi ha detto il professor Caso, del modo in cui lavorate, avevo immaginato di darvi dei casi, di proporvi dei casi, delle situazioni, e vediamo poi come si possono risolvere o come le ha risolte la giurisprudenza queste situazioni, diciamo, complicate. Una prima situazione che io vi propongo sono quei casi di credito al consumo che abbia ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi. Immaginate di comprare un'auto, ma non avendo disponibilità economica immediata, immaginate anche di ricorrere ad una finanziaria, che quindi esborsa, dà l'esborso immediato della cifra prevista per l'auto alla vostra venditrice e naturalmente per questo chiede una restituzione dell'esborso rateizzato. Questa è una situazione piuttosto comune, l'auto... ma anche ci sono tantissime varianti, naturalmente. Un'altra variante che è proposta poi nelle sentenze che vi farò, di cui parleremo, un'altra variante rispetto all'auto invece potrebbe essere, per esempio, l'acquisto addirittura di una cabina armadio. Sono i casi che vi propongo oggi. Questo è il caso che chiamiamo A, il tizio appunto che agisce nei confronti di Caio per l'inadempimento della consegna dell'autovettura, perché nell'ipotesi che io vi ho prospettato tutto filerebbe liscio, tutto sarebbe perfetto nel mondo perfetto se tutti potessero regolarmente adempiere alle proprie obbligazioni. Invece naturalmente il meccanismo si inceppa quando le obbligazioni non sono adempiute, e in particolare quando la consegna dell'autovettura non ha luogo. Però il contratto di finanziamento è ancora in corso e quindi il finanziatore chiede la restituzione dell'esborso già versato al venditore. Ci siete? Quando non ci siete ditemelo e ritorno al caso. Una variante, diciamo, di questa situazione, un pochino più complicata, oltre che l'acquisto della cabina armadio, naturalmente, è invece il caso in cui si ha un contratto per la fornitura e l'installazione, il funzionamento di un impianto microeolico. Qui vi ho dato i dettagli, intanto potete leggerli con calma, ma insomma, vedete, sono cifre abbastanza importanti per un privato. E quello che conta in questa descrizione è che l'acquisto di un impianto microeolico, anche questo evidentemente finanziato da una terza società, diciamo, che corrisponde immediatamente all'esborso dei 27.000 euro, ecco, il problema però è che l'adempimento in questi casi è ancora più complicato della semplice consegna di un'autovettura, perché c'è l'installazione dell'impianto, ma anche un'altra serie, vedete, di obbligazioni, chiamiamo così, accessorie, no? E qui vi faccio un link ai vostri discorsi di diritto privato, sono accessorie, non sono accessorie, fanno parte invece dell'obbligazione principale,
che poi vedete elencata in qualche modo fra le righe, no? Perché prometteva da parte la venditrice installatrice un determinato quantitativo di produzione di energia eolica, no? In più anche oltre al quel quantitativo si danno anche delle garanzie in più sulla alcune specifiche tecniche che devono esserci durante l'installazione, che devono essere manutenute, eccetera, eccetera. Anche qui naturalmente c'è un inadempimento da parte della società che deve installare, che ha installato male, in maniera non adeguata, l'impianto microeolico, e anche qui c'è un problema di ripagare comunque la finanziaria che ha già versato alla venditrice l'esborso previsto, l'importo, scusate, previsto. Questo è una prima, io ho messo insieme queste situazioni, vedremo poi per quale ragione, ma fanno tutte parte, diciamo, di questo unico cappello, cioè l'acquisto di beni o servizi determinati. Ma c'è la situazione banale del prestito personale. Di questa spero che non ne abbiate esperienza diretta, siete ancora troppo giovani, però purtroppo è una situazione abbastanza diffusa. Io qui volutamente vi ho messo un po' di parole difficili, come vedete, il TAN, il TAEG, il TEG. Su questo poi torneremo a breve, forse non tutto sarà chiarissimo, ma quello che mi premeva di farvi vedere è che un contratto di prestito personale, apparentemente diciamo banale, in cui una signora chiede il finanziamento per questa cifra, 16.000 euro, e c'è anche un garante, attenzione, coobbligato insieme alla signora, che quindi fa diciamo da fideiussore, al quale poi viene chiesto, al garante, viene scusso al posto della signora inadempiente. Questa volta è la signora che ha ricevuto, cioè il finanziamento, il prestito personale, ad essere inadempiente. E qui poi ci sono tutti questi tecnicismi di cui diremo dopo, ma che per adesso ci interessano solo perché sono le condizioni applicate al prestito, quanto costano insomma questi 16.000 euro. E, ora, queste tre situazioni che vi ho sommariamente descritto, che vi ho presentate, hanno tutte in comune uno squilibrio negoziale, appunto, si prestano perlomeno a creare situazioni di squilibrio negoziale. Qualcuno vuole provare a immaginarlo, a dirmi perché, che cosa vede di squilibrio in queste situazioni, quali possono essere i problemi giuridici che nascono dalle situazioni di questo tipo, così come vi viene in mente, perché no? Dov'è la sacca di squilibrio? Dove si insidia in queste situazioni lo squilibrio? E a sfavore di chi e magari anche per quale ragione? Volete azzardare un'ipotesi? Qualche ipotesi? Sì, prego. Informativo, no? Se posso tradurre per gli altri che non la sentono, un gap informativo, un problema di informazione. E tornando indietro invece a queste situazioni, cosa, adesso non la voglio interrogare, però cosa vede invece di potenziale squilibrio? Che cos'è che può creare un problema? Prego, prego, scusi, no. Oh, caspita, siamo già andati. Benissimo, mi ha già dato la soluzione al problema, no? Perché questo, il collegamento negoziale è già la soluzione al problema. Il vostro collega vede, giustamente, devo dire, un collegamento fra il contratto di compravendita con il quale è stata acquistata l'autovettura e il contratto di finanziamento con il quale l'autovettura è stata finanziata. Per cui, simul stabunt, simul cadent, cade uno, cade l'altro. Però
anticipato in effetti la soluzione al problema. Il problema però è esattamente questo. Proviamo a immaginare per un attimo che ancora non siamo arrivati a questa soluzione o che la Cassazione non sia arrivata a questa soluzione, come effettivamente vedremo è successo. Il problema sta nel fatto che se non ci fosse il collegamento negoziale ci sarebbe invece un'autonomia causale nei due contratti, il che crea naturalmente dal punto di vista pratico una situazione insostenibile e squilibrata, cioè non ho l'autovettura ma continuo a pagare le rate, no? E questo è il problema. E lo stesso in parte vale, ma devo dire proprio una variante, per l'impianto microeolico. Anche lì si continuano a pagare le rate di un impianto che di fatto però è stato sì installato, ma è stato installato, c'è un inadempimento inesatto, giusto si dice dal punto di vista civilistico, possiamo dire che c'è un inadempimento inesatto che comunque lascia in una situazione di insoddisfazione il nostro creditore, no? Comunque il consumatore che si ritrova con un impianto non utilizzato, non utilizzabile al meglio, che però paga e paga anche in maniera appunto salata per quei tecnicismi di dopo che fanno sì che i tassi possano essere piuttosto elevati. Ma il problema di fondo, se mi consentite, se posso usare una riflessione ancora più profonda, secondo me, secondo devo dire una letteratura accreditata, è anche un altro. Lo squilibrio, diciamo, negoziale è un po' intrinseco. Cosa voglio dire? Nel senso che il credito al consumo è uno strumento del capitalismo avanzato fondamentale, se ci pensate, perché consente naturalmente una veicolazione di ricchezza e di appunto di consumo di beni e una serie diciamo di operazioni economiche che altrimenti non sarebbero state possibili. Sono stati gli Stati Uniti a mostrarci questa via subito dopo il dopoguerra e noi abbiamo immediatamente diciamo aderito, il capitalismo avanzato ha aderito a questa forma di sollecitazione al consumo, che però è basata, ed è qui il problema, è basata su che cosa? Provate a riflettere rispetto al credito, diciamo, invece destinato alla produzione. Qual è la differenza fra acquistare un macchinario per produrre, no? Per produrre dei beni oppure semplicemente acquistare delle strutture o avvalersi alcune strutture per produrre servizi, beni e servizi, e invece il nostro caso è l'automobile o il microeolico di casa? Ritornano dei soldi, no? L'investimento per definizione fa sì che quei soldi che sono stati prestati mi dovrebbero, se va tutto bene, se il rischio di impresa me lo consente, mi dovrebbero ritornare sotto forma appunto di lucro, diciamo, no? Di utile. E questo non accade nel credito al consumo, che non è altro poi alla fine che un'anticipazione di reddito. Un'anticipazione di reddito di per sé può generare squilibri naturalmente, perché sto consumando, investendo una ricchezza che non ho. E nella quale posso solo sperare, appunto. Questo di per sé crea un problema, appunto. Da qui nasce una attenzione verso il credito al consumo da parte dell'Unione Europea, per esempio, delle istituzioni europee, prima ancora che dello Stato, diciamo, del nostro Parlamento, perché si è visto in questo contratto, come in tanti altri contratti dei consumatori, un momento in cui effettivamente ci possono essere degli squilibri negoziali che vanno a scapito del consumatore. E questo naturalmente all'Europa non va bene, anche perché il consumatore è il primo protagonista del mercato unico, del mercato concorrenziale, quindi se le regole del gioco devono funzionare, le regole del gioco devono essere per tutti e devono mettere tutti in gioco nel grande mercato. Quindi si è pensato di dover intervenire e correggere alcune situazioni di squilibrio. Allora, quello che vi voglio proporre adesso è proprio questo. Vediamo che cosa è successo dal punto di vista della normativa, che cosa ha fatto l'Europa e che cosa ha fatto l'Italia. Naturalmente ve lo faccio vedere velocemente perché la normativa è complicata, ma solo per darvi un'idea proprio del fatto che, essendo un problema così complicato e complesso, l'Europa è intervenuta più volte, vedete addirittura, con 3 direttive, dall'86 al 2008. Sono state necessarie 3 direttive, con altrettanti poi decreti legislativi che le hanno applicate.
Evidentemente io non vi tedierò con le tre direttive, non ci sarà l'esegesi delle tre direttive e dei decreti attuativi, perché non è possibile, però questo per darvi l'idea del problema. Alcune cose però ve le devo dire. Questo è il panorama normativo così come si presenta attualmente nel nostro sistema, o meglio, qui vi ho fatto un po' una storia. Abbiamo una prima direttiva attuata nel 92 che aveva modificato il testo unico bancario. Non so se ne avete mai parlato, se siete mai incappati nel testo unico bancario, ma è un testo fondamentale appunto nel nostro ordinamento. Con l'attuazione della prima direttiva avevamo avuto il titolo sesto, gli articoli 121-128, che inglobavano queste nuove norme sul credito al consumo. Poi però tutto confluì nel codice di consumo, che è il decreto legislativo del 2005, numero 206, con il quale si è avviato un minimo di familiarità. E la direttiva del 2008, invece, l'ultima nata, è stata applicata col decreto legislativo del 2010, che ha modificato il tubo di nuovo. Ecco qua, siamo arrivati, è stato tutto riconvogliato, riportato fuori dal codice di consumo e rimesso nel testo unico bancario, agli articoli appunto di nuovo, 121 e seguenti, ma rivisti, riformati. Quindi vedete un panorama normativo piuttosto intricato. Poi, diciamo, per semplificare, il nostro testo di riferimento per il credito al consumo oggi è il testo unico bancario, non più il codice del consumo. E cosa succede? Cosa dice, diciamo, il testo unico bancario? Beh, allora, per chiarire meglio un pochino le idee, nel caso appunto non aveste familiarità col credito al consumo, vi faccio vedere proprio il disegnino, no, delle tipologie di credito al consumo. Anche qui in questi disegni sono nascoste le sacche di potenziale squilibrio negoziale e di potenziale debolezza di questo soggetto che abbiamo chiamato evidentemente ormai consumatore, e c'è la definizione però del codice di consumo, cioè persona fisica che agisce al di fuori degli scopi professionali. C'è stata una prima generazione semplice, no? Qui siamo veramente negli anni, direi, 60-70, in cui quello che rilevava era solo il contratto di vendita con annesso, diciamo, il contratto di finanziamento, annesso proprio nella stessa persona, era sempre il venditore che procurava un finanziamento. La vendita a rate, disciplinata dal codice civile, né più e né meno, diciamo, una delle forme di finanziamento era la vendita a rata, ben nota, quasi innocua direi. La causa era la casa di scambio, perché prevaleva naturalmente, ci sono state discussioni, contratto misto o non misto, però diciamo che prevaleva la causa di scambio. Siamo sempre in quell'accesso improduttivo, che bene ha messo in rilievo poi il vostro collega, si comincia così a parlare del posto improduttivo e poi di credito al consumo. Ma vi ripeto, poi abbiamo solo due soggetti, l'acquirente e il compratore. In una seconda generazione, invece, che è poi l'epoca in cui viviamo, i soggetti sono diventati tre. E abbiamo il finanziatore, intanto il nostro consumatore, quindi l'acquisto improduttivo, e poi il venditore e il finanziatore. Normalmente fra finanziatore e venditore esiste un collegamento, appunto, esiste cioè un rapporto ben preciso, ed è un rapporto contrattuale. La mia freccia non è precisa perché dovrebbe essere, no? Su questa freccia dovrebbero essere biunivoche, perché questi sono tutti contratti diversi che uniscono questi soggetti in maniera, diciamo, diversa. Quindi si individuano dal punto di vista civilistico delle funzioni, si diceva, economico-sociali, o forse meglio si direbbe adesso una causa concreta però, ben precisa. Le funzioni economico-sociali, la funzione, il nesso causale di ogni contratto è ben diverso, e cioè abbiamo la vendita della macchina, nei miei esempi, dell'impianto microeolico, e abbiamo poi il finanziatore che concede al venditore, dà immediatamente al venditore l'intero esborso e chiede al consumatore la restituzione rateale dell'esborso già versato. Ma fra finanziatore e venditore esiste comunque un rapporto che non consiste solo contrattuale, che non consiste solo appunto nel esborso immediato, nella traslazione immediata del denaro, ma consiste appunto spesso in un patto. Ed è questo il problema che darà adito anche a una serie di interventi giurisprudenziali, un patto che a volte è di esclusiva, nel senso che il finanziatore esclusivamente
finanzia i beni del venditore, prodotti o venduti dal nostro venditore, e viceversa il venditore si impegna con il finanziatore ad avere in lui l'unico sostenitore dell'affare. La carta di credito, per esempio, si discute, però è una forma di finanziamento anche questa al consumo. A volte la si definisce solo come forma di pagamento, ma di fatto, a seconda degli accordi appunto che intercorrono eventualmente fra finanziatore e venditore, di fatto si traduce in una forma di credito al consumo, di dilazione appunto di pagamento, che noi traduciamo giusti immediatamente in anticipazione di reddito. Il prestito personale, nel mio secondo esempio, il prestito personale è una forma di finanziamento al consumo anche questa, e vede sempre, come al solito, i tre soggetti, solo che, scusate, qua non c'è normalmente nel prestito personale un rapporto diretto fra finanziatore e venditore, non c'è quel patto che avete visto prima nella slide precedente con la freccia, addirittura spesso non c'è proprio rapporto contrattuale di nessun tipo. Che cosa comporta questo? Che cosa ne deriva da questi schemi? Ah no, scusate, dimenticavo il leasing traslativo al consumo, che è quello della macchina, per intenderci, no? La macchina, soprattutto l'acquisto di autovetture, utilizza lo schema del leasing traslativo al consumo, in cui il venditore di nuovo dà l'automobile al consumatore, il consumatore si rivolge al finanziatore, il quale spesso, ma non sempre, ha di nuovo un patto, ecco, vedremo poi l'esclusiva o meno, con il venditore per l'esborso immediato del costo del prezzo della macchina. Allora, queste sono le tipologie, diciamo grosso modo, no? le tipologie più importanti, più conosciute di credito al consumo. Vediamo la ragione giuridica, vediamo cosa succedeva prima dell'intervento europeo, dove erano registrate le sacche più importanti di squilibrio, appunto. Prima dell'intervento europeo, nei contratti che avete visto di vendita e di finanziamento esistevano clausole di esclusione dell'opponibilità delle eccezioni. Cioè, vale a dire che nel caso dell'adempimento del venditore o del consumatore o del finanziatore, l'autonomia contrattuale di cui si diceva prima, l'autonomia anzi scusate causale di cui si diceva prima, rendeva perfettamente lecite e anzi diciamo ammissibili queste clausole di esclusione dell'opponibilità dell'eccezione. Caso classico, la vettura che non viene consegnata, quindi inadempimento del venditore, ma questa è un'eccezione che non è opponibile al finanziatore, il quale appunto continuava a pretendere il pagamento dei ratei. L'autonomia giuridica, naturalmente questo è un corollario, le clausole di esclusione si fondano sull'autonomia dei rapporti tra venditore acquirente e finanziatore acquirente. Questo vi ho segnalato semplicemente le prime sentenze di merito che teorizzano, diciamo, questa autonomia causale e quindi l'inopponibilità delle eccezioni e la liceità o comunque legittimità, se vogliamo, delle clausole di inopponibilità delle eccezioni. Inoltre, ed è anche questo un punto che io sicuramente oggi non riesco ad approfondire, ma è un punto importante, è che non c'era nessuna attenzione verso i criteri di determinazione dell'ammontare degli interessi e delle altre prestazioni pecuniarie accessorie. In altri termini, difficilissimo, se non impossibile, sapere quanto veramente costasse l'auto alla fine dell'anno, diciamo così. O il frigorifero, immaginatevi, non è stata fatta così l'Italia, no, del boom economico, il frigorifero, tutti gli elettrodomestici, insomma, sono stati acquistati con queste modalità di credito al consumo, però nessuno mai sapeva veramente quanto costasse un frigorifero comprato a rate, perché non c'era attenzione da parte, evidentemente non di certo da parte degli operatori economici, ma neanche da parte dei giudici, neanche da parte di chi si doveva occupare di questi problemi. La dottrina ha intercettato subito naturalmente questi problemi, io ve li ho un po' semplificati, ce ne sono molti altri, ma insomma questi mi sembravano i più rappresentativi. La dottrina ha identificato i problemi e immaginava, diciamo, no, attraverso ricostruzioni teoriche abbastanza complesse,
una forma di responsabilità solidale tra finanziatore e venditore. D'altra parte è tutto lì, no? Pur nell'autonomia causale si dovrebbe trovare il modo, secondo la dottrina, di rendere il fornitore, il finanziatore, insomma, e il venditore, diciamo, fornitore di beni o di servizi, responsabili dell'operazione economica. Interrompere, insomma, in altri termini, questa autonomia giuridica, no? Pure predicata anche dalla giurisprudenza, ed è inevitabile nella struttura ancora non ben identificata di queste operazioni negoziali. Ecco qui il collegamento negoziale di cui parlava lei. La regola di responsabilità non solidale, diciamo, ma che si avvicinava molto a questa regola, è stata consentita attraverso la speculazione che si è avuta per molto tempo intorno al problema del collegamento negoziale. Ora, sul collegamento negoziale sono state spese delle bellissime pagine, devo dire, da parte proprio, no, di una dottrina attenta a questo problema. Era un modo, naturalmente, per garantire l'autonomia giuridica, pur garantendo e riaffermando l'autonomia giuridica dei rapporti, l'autonomia soprattutto causale del contratto di vendita, del contratto di finanziamento, il collegamento negoziale, la teoria del collegamento negoziale consentiva di vedere una funzione, appunto, un nesso, no? Economico, giuridico, finale, uno scopo, diciamo così, unitario di tutta l'operazione. Se io compro una macchina e c'è dietro di me un finanziatore che viene insieme a me fisicamente nei locali del concessionario e consegna l'assegno al venditore, è chiaro che questa operazione è un'operazione unitaria, no? Siamo anche nell'epoca in cui avanzano le teorie sulla causa concreta, naturalmente, che sostengono e che supportano questo tipo di ragionamento. Per cui quello che vorrei che fosse chiaro è che non si mette in discussione l'autonomia causale di ciascuna operazione, ma proprio su cui si riflette, e il cambiamento di prospettiva ha invece come oggetto proprio la funzione finale di tutta l'operazione, che è una funzione unitaria. Se si ragiona così, le vicende dell'inadempimento, per esempio del debitore, consumatore, no? La signora di prima che non paga, che non rimborsa, no, il prestito personale, oppure chi acquista un'auto e l'auto viene consegnata e non rimborsa, invece non rimborsa il finanziatore, queste vicende in una prima riflessione della dottrina vengono separate dalle regole tradizionali dell'inadempimento. Inadempimento parziale, 1818, si dovrebbe applicare 1819, il codice civile, diamo un po' di numeri, cioè la decadenza del beneficio del termine, no, dice la dottrina, no. In una visione unitaria dell'operazione non si applica il 1819, ma il 1525, che attiene appunto alla vendita a rate, già nota nella nostra codificazione. E quindi, in realtà, il bene continua ad essere nella disponibilità del debitore consumatore inadempiente, anche se non viene pagata fino all'ultima, l'ultima rata non viene pagata, perché non corrisponda, non superi un ottavo del prezzo totale. Quindi si applica una disciplina speciale, che è quella appunto della vendita a rate, che vi dicevo già da subito, è quella più vicina alla mentalità, all'ideologia, del credito al consumo. Ma il collegamento negoziale consente anche di separare le vicende dell'inadempimento del venditore, il caso della macchina non consegnata. E sottrae tutta questa vicenda alla materia dell'inadempimento 1218 seguenti e la rimette invece a tutta la materia del finanziamento, del mutuo, eccetera, eccetera. Questo è stato un escamotage, più che un escamotage, una riflessione, no, importante e accurata, che ha costretto naturalmente anche la giurisprudenza a rivedere un po' di posizioni. Ma prima che la giurisprudenza rivedesse meglio le sue posizioni, adesso vediamo che cosa è successo, l'Europa è intervenuta e, come vi ho fatto vedere prima, è intervenuta anche in maniera, continua, con tre direttive addirittura. Il nuovo regime giuridico
nelle mani delle prime direttive, le prime due direttive, non avevano ancora avuto il coraggio, per le ragioni di compromesso ben note, no, che voi conoscerete nella modalità di legiferare delle istituzioni europee, non ha avuto il coraggio di entrare a gamba tesa, diciamo, in tutti questi problemi. E allora vi segnalo alcuni interventi importanti delle direttive. Per esempio l'introduzione dello ius penitendi, la possibilità cioè di tornare indietro, di dire ma forse questa macchina a pensarci bene non è che proprio mi servisse, no? Oppure la cabina armadio, se ne può anche fare a meno. O il prestito personale, magari ci ripenso. Ecco, lo ius penitendi, io adesso non mi soffermo, probabilmente sarete incappati in altri contratti, no? Per i quali lo ius penitendi è stato usato a man bassa dall'Unione Europea. Ed è un modo, diciamo, di riequilibrare, appunto, quell'equilibrio, quello squilibrio, anzi, o quell'equilibrio perduto, no? In situazioni economiche, diciamo, di contrattazioni così complicate, in cui un consumatore spesso perde la possibilità di riflettere a sufficienza su quello che sta facendo, trascinato, no, dalla necessità, diciamo, trascinato dalla pubblicità che ci invoglia, dallo stimolo all'acquisto. Quindi lo ius penitendi è stato pensato dal sistema europeo come un modo per, far sì che il consumatore si riappropriasse della propria libertà negoziale, in qualche modo perduta per la velocità, per l'eccesso di sollecitazioni che riceviamo. Istituto particolare che non ha evidentemente uguali, no, nel nostro codice civile, quasi in deroga, no, alla pacta sunt servanda, al principio del pacta sunt servanda, perché questi sono contratti regolarmente conclusi, rispetto ai quali però ad un soggetto che abbiamo individuato come debole, naturalmente si può discutere di questo, ma la debolezza stava in quella simmetria informativa di cui si parlava prima, ecco, si dà a questo soggetto individuato come debole la possibilità di addirittura eludere, no, superare il principio del pacta sunt servanda. Sono stati introdotti degli oneri di forma, per cui il contratto di fidanzamento deve avere una forma scritta appena di nullità. Questo è un tema interessantissimo naturalmente per i civilisti. Apre tutto un link, se mi consentite, apre tutta una finestra verso le nuove forme di formalismo, diciamo, no? In questo caso è un vero e proprio formalismo ad substantiam, poi ce ne sono tanti altri diversi anche nel credito al consumo, ma qui è stata chiesta proprio la forma scritta ad substantiam per dare ancora più ieraticità, importanza all'atto del finanziamento e consapevolezza quindi al consumatore. Ma il punto che ci interessa, il nostro leitmotiv, queste sono solo, diciamo così, sono divagazioni. Il punto che ci interessa è esattamente questo, la nozione di collegamento. Il vostro collega giustamente vedeva, no, un collegamento fra, torniamo all'esempio più semplice, fra l'acquisto di un'auto e il finanziamento, l'esborso, diciamo, immediato da parte della finanziaria. È chiaro che soprattutto se le cose accadono come spesso accadono e come ve le ho descritte, è chiaro che c'è un collegamento visibile, se la finanziaria è lì fisicamente, no, nella persona di un rappresentante presso il concessionario, e se l'assegno viene immediatamente spiccato dal rappresentante della finanziaria per quell'auto e non per un mutuo di scopo, ecco, cominciamo ad introdurre, no, l'idea che pure è passata molto, circolata molto nelle sentenze della giurisprudenza italiana, l'idea del mutuo di scopo c'è anche dietro, ma il mutuo di scopo è ancora più generico rispetto invece alla determinazione precisa del bene. Questa è un Audi che sto comprando di colore grigio con certi accessori, e tu mi stai finanziando per quel bene, non per uno scopo simile, no? Quindi c'è sicuramente un rapporto privilegiato, diciamo così, è molto forte, c'è un patto. Io direi quasi sempre in queste forme di contrattazione fra venditore e finanziatore. Questo patto è stato registrato dall'Unione Europea, no? È stato registrato
e ha commesso l'errore, diciamo così, nella prima direttiva o nelle prime due direttive, l'Europa ha commesso l'errore di chiedere l'accordo esclusivo come condizione di applicazione di una disciplina favorevole poi al consumatore, come condizione di definizione del collegamento negoziale. No, non so se mi sono spiegata, cioè la nozione di collegamento negoziale veniva ristretta, forse qui l'ho scritto meglio, all'esistenza di un accordo esclusivo e per giunta formalizzato, con la freccia, no, bionivoca che vi ho fatto vedere che cadeva nei contratti di finanziamento, nei contratti tra il finanziatore e il venditore. L'Europa, cioè, ha chiesto per la freccia lì precisa, un accordo ben preciso, esclusivo e formalizzato. Oltre che al fatto che poi il venditore naturalmente fosse messo in mora formalmente, ma questo poi lo vedremo anche meglio dopo, il requisito, diciamo, questo pregiudiziale formale, ma la cosa più importante è l'esistenza di un accordo esclusivo richiesto dalla legge. E allora qualche precisazione, questa formulazione della legge richiede appunto qualche precisazione. Ma siccome parlavo delle prime direttive, questa è la direttiva 87-102, che è l'articolo 11, recitava così, si legge così questo articolo se non è complicato, quando il consumatore ha diritto di procedere contro il creditore. Quando? Nei casi A, B, C, D, E. A noi interessa soprattutto il caso B. Quando, cioè, il consumatore, detto altrimenti, ha diritto di procedere contro il creditore, quando tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi, il creditore qui è il finanziatore, la società finanziaria, quando tra creditore e fornitore dei beni e servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci e servizi di tale fornitore. Quindi, e questa è la definizione, no? Questa è la nozione di collegamento ristretta all'esistenza di accordo esclusivo. Vi ho fatto vedere, no, la lettera puntuale della direttiva. Ora, un'interpretazione del genere lasciava alcune possibilità. Alcuni stati membri, come il nostro, hanno fatto quello che gli inglesi chiamano un copy out, cioè hanno ricopiato questa parte della norma e l'hanno trasfusa all'epoca, vi ricordate, nel testo unico bancario, poi rimbalzata nel codice di consumo nell'attesa dell'ultima direttiva. Quindi fra codice bancario prima e codice di consumo dopo si perpetuava questa precisa richiesta di un rapporto di esclusiva. Ora voi capite che questo era un modo, questa nozione ristretta, insomma, di collegamento negoziale era un modo per limitare i diritti del nostro consumatore, il quale a sua volta poi doveva provarla questa esclusiva, non solo l'accordo, ma addirittura l'esclusiva, quasi probazio, diciamo così, diabolica, no? Quasi molto difficile da provare. Non vorrei che avessimo perso il filo, il tutto, ricordiamo, ci serve a scindere, cioè no, a scindere, a unificare le sorti dei due contratti di fornitura, diciamo, di finanziamento e di fornitura e di vendita, d'accordo? Perché solo così, solo se c'è un collegamento negoziale non ristretto, ma invece lasco, diciamo, no? Agevole, solo allora si riesce a rendere non lecite, non legittime le clausole di esclusione della responsabilità o le clausole che rendono appunto che non consentono la punibilità dell'eccezione nel caso di inadempimento del venditore, d'accordo? E questo è il nostro problema. Allora è intervenuta la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia, scusate, permettetemi di dire che questa è una scelta del copy out che ha fatto l'Italia, e che a me risulta in realtà l'ha fatta solo l'Italia. Però magari posso anche sbagliarmi, ma l'effetto solo in Italia, tutti i paesi europei non recepire queste direttive, questa è la successiva, non si erano attenuti a questa lettera, che non era, poi vedremo, neanche nell'intenzione, diciamo così, del legislatore europeo, finire ad una nozione ristretta di collegamento. I paesi europei hanno dato un'interpretazione diversa, che consentiva, vi dicevo, un maggior agio, una maggiore elasticità nella nozione di collegamento negoziale.
come completavano gli altri paesi europei era, vi ripeto, la causa finale, diciamo, lo scopo comune finale, quella causa concreta che vede in tutta questa operazione di vendita e di finanziamento un'operazione unitaria, a prescindere dall'esistenza di un punto esclusiva. Vi è chiaro questo? Comunque interviene la Corte di Giustizia Europea, interviene naturalmente per una causa italiana, visto che siamo stati noi a creare, diciamo, questo equivoco. Il caso è stato portato alla Corte di Giustizia Europea da un italiano e con una società, contro una società finanziaria, per la stessa identica situazione che abbiamo visto all'inizio, la solita macchina acquistata con il solito finanziamento, con il solito inadempimento del venditore, per cui la macchina non sarebbe mai stata consegnata, ma lui, il nostro ricorrente, appunto, si ritrovava a pagare le rate perché non riusciva a dimostrare l'esclusiva. Va bene, il rapporto di esclusiva, questa nozione di collegamento così stretta e legata all'esistenza di un patto di esclusiva. E questo è il dictum della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia Europea dice che, attenzione, questo articolo 11, numero 2 della direttiva deve essere interpretato nel senso che in una situazione come quella della causa principale, cioè la vendita della macchina, eccetera, eccetera, l'esistenza di un accordo tra creditore e fornitore sulla base del quale un credito concesso ai clienti di detto fornitore è esclusivamente, questa è la parolina, no? imputata da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti. Non è un presupposto necessario. L'argomentazione è complessa. Bisognerebbe vedere la sentenza e poi la portata, devo dire, nella sentenza successiva della Cassazione, che ripercorre questa argomentazione e ci spiega perché non è un presupposto necessario. Vi dicevo, un'argomentazione complessa, perché questa non necessarietà, che sembra smentire effettivamente, devo dire, no? La lettera della direttiva, si riferisce comunque alla idea di armonizzazione minima che sta dietro questa direttiva. Cioè, dietro la Corte di Giustizia dice questo è lo minimo che possiamo fare, ma se voi stati che applicate questa direttiva, riuscite a fare meglio e a proteggere il consumatore in modo migliore, benissimo, fatelo pure, perché qui siamo ancora in una fase di intervento dell'Unione Europea che si chiamava appunto di armonizzazione minima. Questo è il mio, diciamo, intervento minimo, dice l'Europa. Se gli stati nell'applicare questa direttiva sono in grado di tutelare maggiormente i diritti del consumatore, lo facciamo pure. E da qui la non necessarietà, no, di questo presupposto. Quali tutele allora? Torniamo un pochino ai giorni nostri e a quello che è successo dopo questa prima vicenda, diciamo, normativa. Intanto volevo dirvi una cosa, cioè ricordarvi questo. Vediamo un po'. Proviamo a immaginare, no? Siete voi che avete acquistato l'auto, siete voi che avete chiesto un microimpianto eolico, o qualcuno da voi che addirittura ha chiesto un prestito personale. Nel caso si verifichi una situazione del tipo descritta, una delle situazioni descritte, quindi inadempimento del venditore, la macchina non consegnata, eccetera, nel caso vi trovaste in una di queste situazioni, da chi andreste? Chi è che vi dà tutela in questi casi? Avete un'idea? Quella è una buona idea, sì, l'associazione assolutamente è sempre una buona idea, sì, la quale però a sua volta poi dovrà prendere delle decisioni, perché in genere mandare una letteraccia alla venditrice o alla finanziaria, meglio ancora, non è che sortisca grandi effetti. Cosa farebbe, cosa fareste insieme all'associazione dei consumatori? Questa la class action, lei addirittura andrebbe ad una class action. Questa non è una situazione che potrebbe rientrare nel 140 bis, secondo me, perché bisogna trovare l'identità di interessi, l'omogeneità, non mi pare si chiami alla lettera di interessi. Questo non sa di proprio un suo problema personale, sa perché? Perché c'è dietro l'inadempimento di qualcuno, in questo caso della macchina, della venditrice della macchina.
Sicuramente cosa ci conviene fare? Comunque, voglio dire, andare all'associazione dei consumatori, questo me lo spiegherebbero. Si potrebbe ipotizzare di escludere una class action, anche perché poi prima che l'ammettano una class action è praticamente impossibile nel nostro sistema giuridico. L'articolo 140 bis è molto molto ferro. Però sicuramente, brava, bravissima. Sicuramente stavo dicendo dobbiamo tentare delle strade stragiudiziali. E la vostra collega, guardate, giustamente mi diceva questo. Allora, io comincerei dall'inizio, vi ho fatto una ricostruzione brevissima della questione della risoluzione stragiudiziale, extragiudiziale delle controversie. Ve l'ho fatta breve perché anche intorno a questa legge del 2010 numero 28 c'è una storia lunga che ha visto intervenire la Corte Costituzionale, obbligatoria sì, obbligatoria no, la Corte Costituzionale dice di no, ma è di fatto obbligatoria, anche se la Corte Costituzionale dice no. L'articolo 5, comma 1 bis, appunto, di questa legge che introduce la mediazione, la conciliazione nel nostro sistema, rinvia a sua volta all'articolo 128 bis del testo unico bancario. Ora, io non vi ho riprodotto le norme perché sennò veramente temo il collasso, però brevemente vi dico che il combinato, diciamo, di queste due norme fa sì che ci sia alla fine un procedimento di mediazione obbligatorio per i casi di cui stiamo discutendo. In particolare, mi soffermo 30 secondi sull'articolo 128 bis, che introduce appunto una figura importantissima, un'istituzione, io direi, importantissima ormai per il nostro sistema, che è l'ABF, l'arbitro bancario e finanziario. Adesso lo vediamo fra un attimo. Quindi, vedete, c'è già l'articolo 128 che istituzionalizza, no, la mediazione obbligatoria grazie anche a questo primo intervento normativo e getta le basi per l'istituzione dell'arbitro bancario finanziario. Ma, attenzione, l'articolo 241 e seguenti del codice di consumo, che sono stati anche loro di recente novellati, il codice di consumo, parentesi, guardatelo sempre su normativa, perché cambia overnight, da una notte con l'altra è completamente diverso, per cui è veramente tricky, direbbero gli inglesi. Diciamo, l'articolo 141 e seguenti, anche loro danno tutto un capo questo dedicato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie. Quindi si innestano tutto questo complesso normativo, ci porta verso fuori dal tribunale, d'accordo? Ci porta fuori dalle corti e ci dice che proprio situazioni che vi ho descritte nelle prime slide, l'articolo 128 bis ce le convoglia tutte verso questa istituzione che si chiama arbitro bancario e finanziario. Allora, l'ABF, appunto, e l'articolo 141,1 della lettera H del codice di consumo, che vi ripeto, letto insieme alle altre norme, è stato creato ed è stato ad una funzionalità tale da poter intervenire, da dover appunto obbligatoriamente intervenire esattamente in queste situazioni. La BF nasce poi di fatto, diciamo, con un regolamento del 2008, molto normato evidentemente dalla Banca d'Italia, si trova in seno alla Banca d'Italia ed è un procedimento stragiudiziale che però non è arbitrale, nonostante il nome, e soprattutto non finisce, diciamo, non si conclude con una sentenza che abbia natura costitutiva. Questo vuol dire fondamentalmente che poi le decisioni dell'ABF danno comunque, non precludono, anzi, diciamo, sono necessariamente anticipano eventualmente, se le parti non sono soddisfatte, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma la procedura arbitrale prevista appunto dal CICRE con il decreto del 2008 è una procedura molto snella. Gli arbitri adesso sono tanti, non sono solo a Roma, in seno fisicamente alla Banca d'Italia, ma ce n'è uno a Napoli, c'è a Bari, c'è a Milano, c'è a Torino e a Bologna. Quindi ci sono tante sedi distaccate, sono dei collegi con cinque arbitri, formati da cinque arbitri più supplenti. Il procedimento è molto snello: entro 30 giorni dal primo diniego della controparte bisogna subito rivolgersi
alla BF, quindi se ci siamo rivolti alla finanziaria che ci ha detto no, no way, mi devi dare questi soldi, non mi interessa niente, no? Dell'inadempimento del venditore, entro 30 giorni da quel diniego possiamo subito fare ricorso alla BF, che dovrebbe essere entro 60, quindi procedura veloce, ma soprattutto procedura molto economica, perché l'istanza, diciamo, di richiesta dell'intervento della BF è un'istanza che si fa online, costa 20 euro se non sbaglio, e spese processuali ne prevede solo 200 euro. Quindi è una procedura veloce e poco costosa. Se non dovesse andare in porto, meglio se, no, andare in porto va perché l'arbitro deve pronunciarsi, se non dovesse andare in porto, nel senso se le parti non ottemperano alla decisione dell'arbitro, allora, come vi dicevo, a questo punto è aperto l'accesso all'autorità giudiziaria, che può essere il giudice di pace, a seconda naturalmente della... Sì, prego. Vengo verso di lei se non sento. Sì, c'è anche l'arbitro consobe. Le competenze sono diverse perché la consobe, l'arbitro consobe, ecco, questo è importante, infatti, diciamo, mettiamolo diversamente, l'arbitro bancario si occupa solo di questo tipo di contratti, non quelli di investimento. Tutto il capo sesto, no, il titolo sesto praticamente del TUB è nella competenza invece della consobe, dell'arbitro consobe. Sì, è un problema di materia. Tutto ciò che non è contratto di investimento, quindi laddove si parla di contratti di investimento, azioni, obbligazioni, eccetera, non è più di competenza dell'arbitro bancario. Questi sono solo i contratti, diciamo così, bancari, intesi in senso molto stretto. Quindi poi vi dicevo, giudice di pace, naturalmente, poi le solite tre file che conoscete, tribunale, corte d'appello, eventualmente Cassazione. Per curiosità, da una mia ricerca, volevo farvi vedere brevemente come... queste sono una ricerca che ho fatto necessariamente fino al 2006 su De Jure, perché era questo il bacino compreso da De Jure, invece l'arbitro dal 2008, appunto. Se vedete, sulla carta di credito non ci sono decisioni specifiche della Cassazione, ma guardate quante, invece... dell'arbitro bancario, no? Quante decisioni dell'arbitro bancario. Io però non vedo niente, ma voi vedete? Per il ma io proprio niente. E allora sono più cieca. Invece per il credito al consumo, strettamente detto, io ho trovato 51 sentenze per la Cassazione e 1073 per la BF. E quello non leggo, non so. Ah sì, qua sono l'adempimento del consumatore, vedete 0 per la Cassazione e 16, no, se non sbaglio, per l'arbitro, che diventano 161 invece per l'inadempimento del finanziatore e 6, 101, vabbè, e queste 4, 161 e queste invece 4. Questo giusto per darvi qualche numero, per darvi un po' l'idea, no? Naturalmente, come potete immaginare, un po' perché è obbligatorio, un po' perché effettivamente risolve con estrema agilità, no? E con celerità ed economicità questo tipo di questioni, l'arbitro bancario resta l'istituzione preferita e preferibile. Allora, torniamo ai casi che vi ho proposto. Nel caso Omaha, che l'ho chiamato così il primo caso, il contratto di credito al consumo, nel primo caso era ipotizzata la vendita della macchina, non era ipotizzata, ma una storia vera, appunto, era la vendita di una macchina e un adempimento del venditore che non consegna mai la macchina e la finanziaria invece che chiede comunque la restituzione delle rate. Allora, cosa succede in situazioni di questo tipo nella giurisprudenza italiana? Torniamo un attimo indietro nel tempo, diciamo, e ritorniamo a quel c'era una volta in cui c'erano le prime direttive europee applicate, come vi dicevo, nel testo unico bancario e poi nel codice di consumo. Fino a quando siamo arrivati? Fino al 2008, diciamo, anzi scusate, fino al 2010, data in cui poi è stata applicata l'ultima direttiva con il decreto legislativo appunto 2010-141, fino al 2010 la giurisprudenza italiana
devo dire che ha avuto difficoltà con quelle norme che vi avevo fatto vedere prima con l'articolo 87 della direttiva, come si presentava nel suo copy out, nel testo unico bancario e poi nel codice di consumo. Cioè, quello esclusivamente, insomma, aveva messo seriamente in crisi la giurisprudenza. Allora, molta giurisprudenza, qui veramente non do più i numeri, diciamo che andiamo un po' per grandi linee, molta giurisprudenza, attenzione soprattutto di merito, quindi tribunali e corti d'appello, ritenevano che si trattasse di un mutuo di scopo. Cioè, sottraevano tutta la materia dal credito al consumo. E questo per una ragione semplice, per sottrarla da quella difficile definizione di esclusiva data dalla direttiva e contenuta nella legge italiana. Ciò comunque non valeva a mettere al riparo il consumatore da una serie di difficoltà, diciamo. Tanto che questa teorica, diciamo, del mutuo di scopo fa sì che si concentri, diciamo, adesso mi spiego meglio, nel collegamento negoziale per volontà delle parti. Cioè, cosa fa la giurisprudenza? Che cosa argomenta la giurisprudenza di merito? Qua siamo di fronte ad un mutuo di scopo. Cioè, il finanziamento è stato chiesto per uno scopo preciso. L'opposto di quella macchina, abbiamo detto, un Audi di colore grigio con quelle caratteristiche. Benissimo, allora a questo punto si tratta di trovare la volontà delle parti, un collegamento negoziale fra i due contratti è possibile, ma da sempre, questa è la dottrina del collegamento negoziale, l'aveva teorizzato da sempre, si tratta di un collegamento che va cercato nella volontà delle parti. Allora qui vi accenno brevemente ad alcuni indirizzi di dottrina che poi sono ripresi evidentemente nella giurisprudenza. C'è stata una dottrina che guardava solo all'elemento soggettivo, che cosa veramente hanno voluto le parti, no? Quindi cercare veramente un'interpretazione difficile, no, dei due contratti attraverso tutte le risultanze del caso, per capire se veramente finanziatore e venditore volessero un'unica causa di scopo. E naturalmente anche consumatore, no? Se tutti e tre fossero legati da questo scopo comune. Questo è un atteggiamento che è durato poco, diciamo, in realtà poi la giurisprudenza soprattutto si è spostata verso una volontà oggettivata, no, che trovasse riscontro nelle modalità di contrattazione che le parti hanno utilizzato e nel tipo di contratti utilizzati. Per cui, torniamo a quello che vi dicevo prima, se la macchina viene acquistata con un finanziamento stipulato all'interno dei locali della venditrice, la volontà delle parti si desume non appunto da soggettivismi difficili, ma dal fatto che lì c'è una finanziaria che ha lo scopo preciso di indurre, diciamo, di agevolare l'acquisto per il consumatore della macchina che preferisce, la macchina prescelta. E quindi si è utilizzata questa, la giurisprudenza di merito, tribunali e corti d'appello hanno utilizzato la teoria del mutuo di scopo e cercavano il collegamento negoziale nella volontà delle parti intesa però in senso più oggettivo. Qual è il risultato però? Che dal 94 in questa Cassazione si è instaurato, diciamo, una tipologia argomentativa, no, di argomentazione basata, ve l'ho riassunto molto sinteticamente, ma non è un principio di diritto, basata su questa idea, no, del mutuo di scopo, ma attenzione a quel collegamento negoziale per volontà delle parti. La volontà delle parti comunque consente ai giudici, soprattutto di merito, di entrare, no, di sindacare appunto il merito dell'operazione. Così facendo, è successo diverse volte, questa è una Cassazione che è una delle più importanti, no, basata su questa argomentazione. Il collegamento negoziale per volontà delle parti porta spesso, e qui siamo in Cassazione, ad arrivare al risultato che vogliamo, cioè dichiarare inefficace la clausola di autonomia giuridica, che è quello che vogliamo, siamo partiti da questo, no? Che siano inefficaci queste clausole di autonomia giuridica, cioè inopponibilità delle eccezioni di adempimento. Questo lo volevamo, giustamente. E questa è la Cassazione, questa è una delle più belle, diciamo, le più premianti, no? Che meglio danno questa argomentazione.
E oltretutto questa argomentazione è fatta proprio alla luce del criterio di buona fede e correttezza. Dal punto di vista civilistico queste sono sentenze molto belle, molto sono molto istruttive, sono dei manuali, diciamo, di diritto civile che ripercorrono tutto il significato della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto, che hanno a che fare molto con il discorso della causa concreta, quindi sono veramente molto interessanti. E questo è il principio di diritto che io ho preso, diciamo, dalla sentenza del 2012 e che ci dice che la sussistenza di un collegamento tra due negozi giuridici si dà solo dalla volontà delle parti e dall'interpretazione di tale volontà costituisce questi fatti, insindacabile in sede di legittimità. E questo è il punto, quest'ultima locuzione crea dei problemi, è insindacabile in sede di legittimità. Cioè, se la Corte d'Appello, prima il Tribunale, ma soprattutto la Corte d'Appello, non vedono del regolamento negoziale, perché nella loro interpretazione non c'è questa volontà di collegamento, difficilmente la Cassazione riesce ad entrare, no, nel merito della questione, proprio perché la ricostruzione della volontà è una questione facti, che è sulla del sindacato di legittimità. Ora, questa sentenza è una delle poche dell'epoca, diciamo dell'epoca prima del 2010, insomma, perché i fatti, attenzione, risalgono, naturalmente non lo potete immaginare, siamo in Italia, quindi sono tutte cose che sono accadute 10 anni prima, e queste sentenze si trovano a decidere non sulla base del decreto legislativo 2010-141, ma sulla base delle vecchie norme. Allora, sulla base delle vecchie norme, questa è una delle poche sentenze che cassa la Corte d'Appello e dice: hai sbagliato, hai errato nel non vedere la volontà delle parti. Io ce la vedo, io la vedo la volontà negoziale, è vero che è una questione fatti che va decisa in sede di merito e non di legittimità, ma per favore rifletti meglio, casso con rinvio e riguarda tutta la questione, perché secondo me tu non ci hai pensato bene. Ma il rischio però, vedete, è alto, il rischio è alto, lasciare cioè il mutuo la teoria, diciamo, del mutuo di scopo del collegamento negoziale legata ad un elemento volontaristico, il rischio è alto, tant'è che questa è una delle Cassazioni, la 12.567 del 2004, infatti, in cui non si vede, diciamo, non si ritiene di dover ritenere inefficace la clausola dell'autonomia giuridica, proprio perché, per questa ragione dell'interpretazione lasciata al sindacato di merito, la Cassazione ritiene di non poter entrare nel merito e il nostro consumatore resta a casa a pagare le rate di una auto che non è mai avuto, non è mai stata consegnata. Questo è, diciamo, la sostanza dal punto di vista pratico. Quindi, come vedete, un'interpretazione complicata e non sempre sortisce i risultati, diciamo così, attesi. Siamo ancora sempre nel nostro caso, ma accade che un'interpretazione diversa della giurisprudenza che riporta tutta questa materia nella sede giusta, nel credito al consumo, attraverso un ragionamento diverso, un'argomentazione diversa. Qua siamo nel credito al consumo, dice la Cassazione, non nel mutuo di scopo. Queste sono operazioni di credito al consumo. E il collegamento è un collegamento negoziale, non di fonte volontaria, ma di fonte legale. Naturalmente lo vedremo adesso, ve lo dico meglio, insomma, però è chiaro che questa evoluzione, che questo passaggio dal mutuo di scopo, dal collegamento volontario al credito al consumo, al collegamento negoziale di fronte legale, è dovuto al cambiamento delle norme. È cambiata la direttiva, è cambiato il decreto legislativo, è cambiato il testo unico bancario. E quindi la giurisprudenza si è sentita forte anche di quell'interpretazione della Corte di Giustizia che vi ho fatto vedere dopo. Quindi è solo dalla fine degli anni, diciamo intorno al 2008-2010, che la giurisprudenza, anche di Cassazione, riesce a cambiare il suo orientamento. Questa Cassazione che vedete in rosso, la 20.477, è una delle più belle. Questa è veramente una bella sentenza, un trattato, diciamo, sul credito al consumo e sui contratti di credito al consumo che abbiano oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi. Qua ripercorre esattamente tutta l'evoluzione legislativa, l'interpretazione della Corte di Giustizia. E ci spiega anche che quello che abbiamo visto prima nella slide precedente non è un contrasto giurisprudenziale,
è un apparente contrasto giurisprudenziale fra cioè sentenze che vedono e non vedono il collegamento negoziale. La Cassazione ci spiega in questa bella sentenza, estensore appunto Barreca, la Luciana Barreca che è bravissima, la Cassazione ci spiega in questa sentenza che non c'è contrasto giurisprudenziale. Se la questione del collegamento è lasciata alla volontà delle parti e se la volontà delle parti è una questio facti, certo che c'è contrasto, certo che dipende dal caso, dalla questio facti appunto, no? Non è un contrasto, dipende dal caso concreto e dipende soprattutto da come si ricostruisce la verità processuale del caso concreto. La genialità, diciamo, di questa sentenza è proprio questa, è quello di dire no al collegamento negoziale, di fonte volontaristica. Il collegamento negoziale è legale, deriva cioè dalla legge. E l'estensore ci dice, rileggiamo bene le norme, ma non le nuove, che è facile perché lo dicono. No, lei rilegge bene le vecchie, rilegge bene le vecchie norme alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, e dice no, questo è un collegamento negoziale di fronte legale, perché questa è una causa, si rispettano se c'è, scusate, le cause autonome di un contratto, ma c'è uno scopo finale concreto, autonomo anch'esso, e comune a tutta l'operazione negoziale. Quindi quando saranno queste forme di contratto di credito al consumo che abbiano oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi, dice la Cassazione del 2014, qui siamo in presenza di un collegamento negoziale di fonte legale. Il problema non si pone più, i contratti sono quindi collegati sempre e le clausole di inoperabilità delle eccezioni di inadempimento sono sempre inefficaci. Questo poi lo ridirà sempre Barreca estensore nel 2016, qui c'è anche Travaglino e Scarano, che forse conoscete già, giudici, qui c'è una trilogia di giudici famosissimi che ribadiscono questo principio di diritto che vedete riportato qua. Ora, per le norme, io ve l'ho segnato poi in rosso, l'interpretazione delle norme si riferisce appunto al vecchio testo, non al nuovo, perché il nuovo testo, se lo leggete, adesso lo ripropongo io veramente, il nuovo testo del testo unico bancario, alla luce della nuova direttiva, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, è chiaro. L'importanza di questa sentenza però è stata quella di rileggere anche i casi che cadevano sotto la vecchia normativa, perché qui siamo nel 2016 ancora a discutere di casi che sono successi ben prima del 2010, rendetevi conto, cioè teniamo conto di questo problemuccio pratico. Questa sentenza del 2015, per curiosità, ha una variante rispetto all'ipotesi 1 che io vi ho fatto, cioè il caso della macchina. Questa è quella della cabina armadio. Adesso non acquisto una cabina armadio di 5.000 euro, si arriva in Cassazione anche per questo, ma quello che è importante è il principio di diritto, appunto, ribadito anche in questa occasione. Allora, nella ragione giuridica a questo punto, no? Questa è l'evoluzione giurisprudenziale, questo è il pensiero. Qualche conclusione forse possiamo tirarla, no? L'importanza, cioè l'efficacia dell'intervento della Cassazione, secondo me, no? A dispetto, sinceramente, della Corte di Merito, delle Corti di Merito. Queste sono le sentenze che avete visto prima, tutte elencate, sono solo ovviamente quelle più importanti, quelle più significative, sono tutte sentenze che cassano in qualche modo una giurisprudenza di merito che invece si era piegata, no? A questa questio facti e non aveva voluto indagare molto oltre, no? Al collegamento negoziale, si era fermata ad una superficie e laddove riteneva di non vedere alla fine quella famosa esclusiva che voleva la legge, la giurisprudenza di merito si è tirata indietro. A difendere il nostro consumatore è stata la Cassazione. Questo bisogna, diciamo, ad onore del vero dirlo. La BF non compare in queste situazioni perché appunto la BF comincia le sue cause nel 2008. Queste sono tutte questioni, ripeto, che riguardano cause precedenti. Dicevo, il nuovo regime giuridico. Vediamo il nuovo testo unico bancario. Questo titolo sesto, capo secondo, modificato dal decreto legislativo che attua l'ultima nota, l'ultima direttiva comunitaria. Vabbè, qui qualche dettaglio, i contratti di credito sono quelli tra i 275.000 euro, ed ecco qua la famosa nozione di collegamento, no, che ci ha impegnati per un'ora e mezzo.
la nozione di collegamento dall'articolo 121,1 lettera D viene rivista. E il contratto di credito collegato indica un contratto di credito comunque finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici, quindi non un patto di esclusiva, ma esclusivamente a finanziare un servizio specifico, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: che il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito, e la situazione che vi spiegavo, il finanziatore che cioè fisicamente si reca presso il venditore e promuova attraverso il venditore, il fornitore del bene, il suo contratto di credito. Basta questa presenza fisica, questo patto che non è di esclusiva, ma è una questio facti appunto quotidiana, come avvengono poi nella realtà queste operazioni economiche, quindi registra quello che accade poi nella realtà, e poi che il bene o il servizio sia specificamente individuato nel contratto di credito. Poi l'Audi grigio, abbiamo detto il mini impianto, no, eolico, eccetera eccetera. Sì. E perché? La vostra collega chiede, giustamente, rimane fuori il caso in cui sia io consumatrice ad andare presso una concessionaria d'auto e dire: guarda, io ho il mio finanziatore, no? Lo sponsor dietro, giusto? Una situazione più o meno del genere, sarà lui a darti l'assegno, ma la macchina la intesti a me, io sono la beneficiaria. Non c'è, a mio avviso, se non vado errata, non c'è il presupposto di partenza, non c'è la sua, debolezza. Lei così non è nelle mani di nessuno, è nelle mani del suo finanziatore, che magari addirittura suo padre o suo fratello, ma anche se non lo è, l'ha scelto lei. L'ha scelto lei, è lei che ha il potere contrattuale. Tutte queste norme non hanno un afflato, adesso le difendo, non lo so, ogni tanto le difendo, non hanno un afflato paternalistico, no? Ma vogliono ridurre il gap, non solo informativo, che è una delle prime cose, ma anche contrattuale, di potere contrattuale. Se lei si presenta con un finanziatore, il potere contrattuale ce l'ha lei. Io penso, no? Che sia questa, possa essere questa la ragione. Certo che è questionabile. Come no? Aggiungere, a parte che posso già dire che questa illustrazione mi ha aperto la mente su una serie di profili legati alla disparità di potere contrattuale, ma il problema è che ogni volta che si interviene sulla disparità di potere contrattuale non la si definisce. E l'hai detto all'inizio del tuo ragionamento, è presupposta. Qui il fatto che sia presupposta fa nascere il dubbio da parte sua, no? Perché lei può pensare, vediamo se interpreto, il problema di fondo è lo stesso. Cioè il problema di fondo è una società di capitalismo avanzato che induce degli acquisti che non ci sono. Allora, la differenza è sostanzialmente che nel caso della finanziaria collegata al venditore del bene, lì in effetti sembra, come dire, una macchinazione, una specie di complotto per cui io ti guido verso l'acquisto, addirittura allettandoti direttamente con la finanziaria, che poi spesso è anche collegata dal punto di vista societario, non è solo un collegamento negoziale. Invece nell'altro caso io mi sento indipendente perché vado dalla mia banca o vado da un qualsiasi altro finanziatore e mi faccio dare. In realtà il problema potrebbe esserci comunque, cioè nel senso che anche nei confronti della finanziaria c'è una disparità di potere, che può essere semplicemente tecnica, economica o quant'altro, e che alla fine l'obiettivo economico è sempre lo stesso, no? Però in effetti questo è il problema di fondo della disparità di potere contrattuale, che non è una nozione direttamente giuridica, è spesso una nozione economica che è presupposta e che si riesce a vedere soltanto poi a valle dell'intervento giuridico, a meno che non sia individuata. In quei rari casi in cui è individuata esplicitamente, allora noi possiamo dire il problema a monte economico è effettivamente quello.
e il caso che mi viene in mente è quello che stiamo trattando in questi giorni, è l'abuso di dipendenza economica. Nell'abuso di dipendenza economica il problema della disparità di potere contrattuale è fotografato direttamente dalla norma. Quindi è la norma che dice il problema di fondo è questo. L'articolo 9 della legge sulla subfornitura è una norma che, differentemente dalle norme per esempio di protezione dei consumatori, che presuppongono la disparità di potere, e lì si apre una discussione su quale sia, per esempio nelle clausole vessatorie, il presupposto dell'intervento giuridico, cioè se sia le condizioni generali di contratto, i contratti standard o il contratto unilateralmente predisposto. Nel caso della norma sulla subfornitura, o meglio sull'abuso di dipendenza economica, lì è fotografata, quindi il problema economico è in qualche modo congelato dalla norma, perché deve essere quello, e deve essere indagato da chi interviene. Qui si apre uno spazio, perché poi dobbiamo ricostruire dalla storia qual è il contesto, e forse arriviamo a limitare il caso a quello che dicevi tu, no? Cioè, per cui ci sono elementi di contesto che fanno sì che l'intervento è soltanto sul credito al consumo che avviene in una determinata operazione economica, che ha una precisa fisionomia. Ciò nonostante, potrebbe sorgere il dubbio che dal punto di vista economico generale il problema sussista comunque. Naturalmente io sono d'accordissimo, e appunto all'inizio insinuavo, addirittura non ho fatto a caso, no, quel discorso, era un'insinuazione, era una provocazione anche, perché il credito al consumo, insieme a tanti altri contratti su cui è intervenuta proprio l'Unione Europea, il credito al consumo è una di quelle ipotesi in cui il presupposto di partenza di cui parlava il professore è in ipsa, diciamo, è nell'operazione economica stessa, perché allora nel caso che ha fatto la vostra collega, io mi sento di difendere, diciamo così, no, questa la ratio, perché quella è la ratio, non credo che si possa andare molto oltre. Però il problema è esattamente quello: se io vado a comprare una macchina per la quale non ho i soldi, ragazzi, alla fine questa è la verità, cioè non ce li abbiamo sti soldi, anticipiamo semplicemente del reddito e ci mettiamo nelle mani o del papà o del fratello, forse più probabilmente di una banca della quale più o meno ci fidiamo e crediamo di essere in questo modo al riparo, perché non è connivente con la venditrice. Però il problema di base resta, il problema di base è che siamo stimolati continuamente all'acquisto, no? La società del consumo. Allora forse potremmo chiudere questo discorso, o chiuderlo mai, ma insomma continuare questo discorso. Vi suggerisco la lettura di Serge Latouche, no? Sorti della società della consumazione, uscire dalla società del consumo, però questo mi sembra un po' eversivo, non so, no, non lo sottoscrivere, però sono letture comunque interessanti che ci aiutano perlomeno a riflettere, perché poi quello che credo che sia importante alla fine è dare consapevolezza, no? Avere consapevolezza. C'è un'altra cosa che volevo dire, che mi hai stimolato mentre facevi questo discorso, appunto, è il problema che tu dici non si definisce, no, che cosa sia questa, si dà per presupposto la simmetria, diciamo, il non potere contrattuale. Questo ha stimolato tutte le riflessioni di grandi poi civilisti come il professor Rapp in testa, ma in tutta Europa ormai, no, c'è questa devo dire questa specie di malattia che sta dilagando e che va verso l'idea invece del contratto asimmetrico più in generale, no? E che prescinde a questo punto dalla definizione di consumatore, persona fisica che agisce al di fuori, eccetera, eccetera, ma si concentra sulle varie forme, queste sì che le definisce, di disparità negoziale e di asimmetria, che può essere informativa, ma può essere di potere contrattuale, può investire consumatori, privati, ma anche piccoli imprenditori. I rapporti tra piccoli imprenditori o tra piccoli imprenditori e grandi imprenditori, del problema poi naturalmente dell'abuso di dipendenza economica che nascono da queste forme di grave asimmetria contrattuale, diciamo. Secondo me il dibattito ormai si è scatenato, ma ancora non è maturo, perché tante definizioni ancora non ci sono e soprattutto non si sa bene, no? E come risolverli tutti questi problemi, sì. Guardi, la domanda è proprio difficile e quindi ovviamente non ho una risposta, non mia però, c'è la risposta nelle parole della grande professoressa Navarretta, alle cui letture mi rimetto e la rimando,
Lei sì che ha riflettuto su questo e insieme a tutta questa civilistica che poi fa capo anche al professor Rappo, eccetera. E l'idea è quella non tanto di una definizione o non solo di una definizione legale, perché poi noi andiamo a finire sempre, abbiamo sempre bisogno, no, della definizione legale, ci sentiamo rassicurati, ma differenziata a seconda naturalmente delle tipologie contrattuali, delle tipologie non solo contrattuali o negoziali, ma addirittura dei segmenti di mercato. Io per esempio, guardi, io in realtà l'avevo anche scritto qualche anno fa, io non sono per le definizioni legali, io sono, però questo è veramente avversivo e non è condiviso, cioè io sono effettivamente per l'intervento o del giudice o del, diciamo, di arbitri, no? Che siano in grado, proprio per attinenza al caso concreto, siano in grado di leggere, no? Nell'operazione negoziale concreta, sono gli unici secondo me che però capisce che è un punto di vista abbastanza difficile da vendere, perché bisogna dare un potere, no, che normalmente si fa fatica poi a riconoscere ai giudici o tantomeno agli arbitri. Ho qualche minuto ancora per andare avanti. Mantenendo un po' la traccia, diciamo, volevo concludere il discorso sul collegamento negoziale e sulle nuove norme a proposito di definizioni. Ecco, adesso nel 125 quinquies del TUB, del testo unico bancario, ritroviamo appunto questa regola ormai chiara, che il contratto di compra di vendita di fornitura si prevede la risoluzione nel caso di inadempimento importante del fornitore, previa messa in mora, con effetti nei confronti del finanziatore. Quindi due requisiti, due presupposti: l'inadempimento importante, l'articolo 1455 del Codice Civile, e la messa in mora nei confronti del finanziatore. Questo è in particolare poi il testo, ve l'ho riportato. Vedete, inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore e ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni e servizi ricorrono le condizioni del 1455 del Codice Civile. Quindi diciamo, almeno questo problema legislativamente l'abbiamo risolto così. Con una precisazione sulla quale io non ho insistito molto in questa chiacchierata, però è giusto che ve lo faccia dire, l'articolo 125 quinquies, se non sbaglio comma terzo, dà anche una definizione legislativa di credito, di contratto, di leasing, scusate, non mi veniva, di leasing traslativo al consumo. Perché l'ipotesi di cui ho parlato io fino adesso, la macchina, no, consegnata, non consegnata, il finanziatore che paga la macchina, altro non è che un leasing traslativo al consumo, sul quale, se voi avete voglia, non avete niente da fare questa sera, potete trovare molta giurisprudenza e molta letteratura, perché si è discusso a lungo se fosse un contratto di credito al consumo. Adesso la legge l'ha inglobato sicuramente in questa definizione. Per finire, ci avviamo alla fine. Il caso 1B, i contratti di credito al consumo sono sempre questi per l'acquisto di determinati beni o servizi. Il caso 1B però era quello del microeolico, no, dell'impianto microeolico. Qui non è la Cassazione che volevo proporvi, ma l'ABF, che in questi due collegi, appunto, abbiamo due pronunce recenti dell'ABF, che nel collegio di Roma e nel collegio di Napoli ci danno questo principio di diritto, tutto facile per loro, perché ormai applicano il 125 quinquies e quindi non devono più diciamo scervellarsi, no? Come ha fatto la Cassazione negli anni precedenti. Hanno la pappa pronta, l'articolo 125 quinquies riconosce il diritto del consumatore in caso di inadempimento del fornitore, diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato. E questi non fanno altro che ripetere i presupposti di legge, va bene? Questo è, diciamo, la risultanza di una lunga fatica. Insomma, i giudici di Cassazione servono ancora, secondo me. Hanno il loro. Da ultimo, il caso del prestito personale. Ecco, qui era un caso, vi ricordate, piuttosto complicato. C'era un garante, una signora che aveva chiesto un prestito personale, aveva portato con sé un garante, aveva chiesto circa 17.000 euro, se non sbaglio, di prestito. E con il passo venivano applicati il TAEG, il TEG, il TAN, vediamo un pochino che cosa è successo e se veramente questi
diciamo, questa pretesa della finanziaria rispetto a questo credito personale fosse esosa, perché poi la signora, quando non riesce più a pagare, a restituire, diciamo, il prestito, il garante interviene, perché è lui che viene scusso, il garante interviene e dice: eh no, fermi tutto, questi sono interessi usurari. Allora, sugli interessi usurari non so se ci siete già incappati anche in diritto penale, no? Però una questione piuttosto complicata, io mi scuserete se ve la riassumo in maniera un po' semplice, ma c'è una legge, appunto la legge del 96, adesso non mi ricordo i dati ma li ho scritti qui, è una legge del 96 che stabilisce i casi in cui il credito è fatto e concesso con degli interessi usurari, non sono fissi naturalmente, ma sono calcolati in maniera appunto complessa, in particolare con questo TEG, adesso poi in una slide successiva vediamo bene la definizione, e quindi vanno calcolati anch'essi, non c'è una legge che ci dice sopra il 16% sono usurari, no? E su questo gioco di assenza di definizione statica, no? Su questo gioco marciano un po' le finanziarie, ma a volte, attenzione, ci sbagliamo anche noi, diciamo, che accediamo al credito personale. Vediamo queste vicende, appunto. Qui abbiamo queste due decisioni del Collegio di Milano 1 e del Collegio di Roma che dicono fondamentalmente la stessa cosa, cioè vediamo prima il principio di diritto. Ai fini dell'usura, qui il problema è questo, il calcolo dell'usura, no? La signora e il suo garante dicevano: gli interessi che mi state facendo pagare superano il tasso usurario, no? Fin qui so far, so good, fin qui è abbastanza semplice. Ma in particolare come argomentavano? Dicevano che nel calcolo degli interessi finali, appunto, venivano calcolati anche gli interessi di mora. E allora l'ABF ci dice che ai fini dell'usura la rilevanza della mera somma, tra tassi previsti per gli interessi moratori e per quelli corrispettivi, vi rinvio alle nozioni di diritto civile, noi gli interessi corrispettivi, facciamo una breve recall, sono gli interessi che pagano, sono il costo, diciamo, del denaro, non il mero costo del denaro. Gli interessi moratori invece sanzionano in qualche modo il ritardo nella restituzione del denaro. Allora, dice l'ABF, la somma fra interessi moratori e corrispettivi, la rilevanza di questa somma, per questa rilevanza il collegio, richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse applicati, è ricordato che, eccetera, non è sufficiente compiere l'operazione aritmetica di sommare la cifra che indica il tasso di mora con la cifra che indica il tasso effettivo annuo. Cioè, in altri termini, non sono usurari gli interessi solo perché derivano da una somma fra interessi corrispettivi e moratori. Quindi bisogna stare attenti anche a questo, a credere che si stia pagando troppo quando questo non è. E provo a spiegarvelo un po' meglio. Cominciamo dal fondo, anzi cominciamo da qua. Gli interessi usurari sono questi, sono calcolati come TEG, cioè come tasso effettivo globale. E sono calcolati sulla base di una segnalazione, sulla base di questo, del tasso effettivo globale medio. Cioè sono gli intermediari finanziari che comunicano periodicamente alla Banca d'Italia i loro tassi di interessi. L'aggregazione statistica di questi tassi di interessi comunicati alla Banca d'Italia, aumentata della metà, costituisce la soglia d'usura. E questo è il TEG, questa è la soglia d'usura. Ma questo è il calcolo, non che nel mio contratto io devo poi confrontarmi fra questo TEG finale e la somma degli interessi corrispettivi e moratori. Quindi è questo quello che ci dicono gli arbitri bancari. Il TEG, questo ve l'ho messo anche solo per vostra, diciamo, informazione, invece il tasso annuo effettivo globale con il quale si calcolano gli interessi, appunto, del credito al consumo, per esempio, no? E che comprende una serie di voci, tantissime voci, ma di nuovo lascia fuori gli interessi moratori, per esempio anche il TEG. Mentre il TAN è il tasso annuo nominale che misura gli interessi passivi che si corrispondono in un anno per il prestito, e questo si calcola invece sommando il tasso di riferimento con lo spread, il famoso spread, che a sua volta è la differenza tra il tasso di rendimento di un'obbligazione e quello di un altro titolo preso a riferimento. Non pretendo che voi capiate tutto, perché è difficilissimo, io stessa faccio fatica, bisogna avere i conti e le calcolatrici alla mano, ma quello che mi interessa
è che quando queste decisioni dell'arbitri, che per giurisprudenza costante, diciamo, per indirizzo interpretativo costante, rifiutano, no, di riconoscere l'usurarietà di interessi che comunque risultano altissimi, perché se andiamo alla prima slide, adesso non c'ho voglia, tanto ve le lascio, se andiamo alla prima slide, gli interessi alla fine erano altissimi, erano il 16% di TAEG finale. Quindi comunque sono interessi altissimi che, benché non superino quelli usurari per questi calcoli, tornano, ci fanno tornare al nostro problema, cioè allo squilibrio negoziale. Comunque, come diceva all'inizio il vostro collega, chi stipula questi contratti non è consapevole del costo effettivo e non lo sarà mai, si sbaglierà sempre alla fine, è difficilissimo che abbia un'idea precisa di quello che sta pagando. Questo, ragazzi, mi riporta a un problema che non vi ho segnalato qua, che non so se affronterete con il professore, ma è un problema gravissimo, cioè il sovraindebitamento delle famiglie. Perché in questo modo, attraverso tutti questi microcrediti, crediti al consumo, la macchina acquistata così, il frigorifero colà, eccetera, eccetera, le famiglie anticipano un reddito che non hanno alla fine. Questo determina il fallimento dei soggetti, si dice, non fallibili, e questo ha fatto arrivare poi alla legge del 2012, numero... non me lo ricordo, che però insomma ormai forse ne avrete consapevolezza, è entrata nel diritto fallimentare e prevede tutto un piano di ammortamento e di rientro per le famiglie sovraindebitate. Anche qui c'è una bella letturina, se volete, di Emmanuel Carrer, La vita che è diversa dalla mia, che parla esattamente di questi problemi del sovraindebitamento delle famiglie, oltre a Madame Bovary, che è sempre un classico evergreen. Ho finito. Grazie per l'attenzione. Se avete domande... Grazie alla professoressa Amanto per questa bellissima lezione che aveva tanti riferimenti, non solo giuridici ma anche, come avete visto, culturali. Era ricca di tanti stimoli di letture che prenderemo sul serio e andremo a leggere o rileggere delle cose, delle pagine importanti. Avete visto in filigrana anche una serie di problemi di tecnica del ragionamento del giurista civilista, cioè avete visto come il problema della disparità di potere contrattuale, negoziale, viene affrontato a seconda di quello che è il contesto normativo di riferimento e quindi come la giurisprudenza è anche costretta in alcuni casi ad essere creativa e quindi anche a forzare il dato sistematico per arrivare allo scopo, no? E al risultato. Questo ovviamente ha sempre degli effetti di ritorno, no? Degli effetti collaterali, perché se si forza il dato sistematico di fondo, poi c'è sempre qualcosa che non funziona, no? Ed è apparso chiaro in un passaggio della lezione, no? Cioè quando si utilizzava lo strumento del mutuo di scopo, che probabilmente non era lo strumento ideale in quel momento, ma riusciva a raggiungere il risultato con il meglio che era a disposizione in quel momento. Dietro tutto questo, ovviamente, c'è, come amo ripetere a lezione, un dialogo tra i fattori del diritto, per utilizzare l'espressione di Gorla, e c'è anche uno scontro di potere, cioè non riusciamo a leggere questa storia senza capire qual è il contesto economico, politico che c'è dietro, non ne perdiamo le coordinate, non riusciamo a comprendere qual è la sostanza del problema. Quindi non solo ringrazio la professoressa per l'estrema chiarezza con cui ha reso un argomento che non è semplicissimo, ma anche per il fatto che ha fatto emergere una serie di problemi che non sono meramente giuridici, ma sono appunto riguardanti grandissime questioni dell'evoluzione della nostra società. Quindi anche attraverso un problema che può sembrare, come dire, abbastanza ricorrente, come quello dell'acquisto di una macchina, si riesce a leggere anche la storia di una intera società. Quindi adesso, diciamo, la lezione è finita, però se avete delle curiosità e volete fare delle domande abbiamo ancora il tempo, altrimenti poi torneremo la prossima settimana ancora su questi problemi. Quindi se avete delle domande per la professoressa abbiamo ancora qualche minuto. Aperitivo? Spritz? Ok, va bene.